Buongiorno raga, allora non so se sentirà qualcosa perché io sono raffreddata, in più fuori c'è un vento terribile, quindi speriamo che l'audio non faccia schifo, però ho deciso di fare questo video mentre vado a fare la mia camminatina del giorno, che è lunga e alle volte mi annoio, e anche un'occasione per fare un video per YouTube dove possiamo parlare di alcune cose. Sempre se avete voglia di iscrivervi al canale, perché siete nuovi qui, ciao, io sono Doina, benvenuti. Se siete qui da sempre, grazie ancora per il vostro supporto. Quindi, come avete visto dal titolo, oggi vorrei parlarvi un po' di quello che mi ha fatto, diciamo, smettere di fare i video su YouTube. Un po' quello che è successo in questi ultimi 3 anni, perché io fino al 2020 sono stata molto costante con i video. Adesso sicuramente ci sono alcuni video che ho nascosto perché magari non mi piacevano più come prima, però sono stata molto costante, pubblicavo almeno 2 volte a settimana, quindi c'era una valanga di video. Poi diciamo che mi sono dedicata più a Instagram e a TikTok, perché nel 2020 avevo iniziato con TikTok, visto che comunque facendo dei video più brevi arrivavano più persone, quindi diciamo che è stata anche quella la motivazione che mi ha spinta a buttarmi magari più su quella piattaforma. Ovviamente però a me YouTube mi ha sempre mancato, perché io sono una logorroica, raga, cioè a me piace parlare, mi piace farlo in maniera chiara, quindi molto spesso con video troppo corti si rischia, non so, di non farsi capire oppure di non spiegare le cose 100%, quindi diciamo che ogni tanto mi pesava molto questo aspetto. E so anche che adesso ci sono poche persone che adorano YouTube, che guardano veramente i video lunghi, e mi dispiace un po' ovviamente, perché secondo me se si vuole imparare qualcosa su un certo argomento, semplicemente guardare un video lungo di una persona che ci piace e che seguiamo, cioè, ha molto più senso YouTube rispetto a TikTok. Anche se TikTok adesso ha messo le opzioni che puoi fare video fino a 60 minuti, raga, ma che cazzo. Sentirete un po' affannare, non perché io sia stanca, ma perché purtroppo sono malata e ho realizzato che mi sto stancando un po' di più rispetto agli altri giorni. Detto ciò, parliamo un po' di quello che è successo un po' in quel periodo in cui è arrivata la pandemia. Insomma, un periodo che sicuramente per molti non è stato bellissimo, e nel mio caso ha avuto a che fare più che altro con il mio peso. Quindi ovviamente voglio mettere quel disclaimer, anche se l'avete visto dal titolo eccetera, ma se per caso non volete sentire discorsi del genere, se non volete sentire parlare di peso, cose, per favore chiudete il video qua, non dovete guardarlo se è una cosa che vi triggera, pensate a voi stessi e si torna al prossimo video, ecco. E praticamente io comunque fino al 2019, quindi fino alla fine, fino a quando mi sono sposata, il mio fisico bene o male è sempre stato uguale, cioè ho sempre pesato poco, e molto spesso magari i medici mi dicevano che ero sottopeso, ma io mi vedevo normale, anzi alle volte mi vedevo pure grassa, che vabbè, questo è un altro discorso. Quindi tra il 2020 e gli anni successivi comunque mi sono ritrovata con tanto peso addosso, non tantissimo nel senso, però per una persona che ha sempre pesato 50 kg arrivare, non so, dopo pochi mesi a 60 kg è stato un po' così. A un certo punto sono arrivata a pesare 65 kg, e ripeto, non è un peso enorme eccetera, però appunto da una persona che tutta la sua vita per 27 anni ha pesato 50 kg e improvvisamente ho iniziato a mettere su peso senza capire la ragione, perché comunque continuavo a mangiare bene, andavo in palestra, era la pandemia è vero, quindi giustamente mi muovevo di meno, però comunque andavo in palestra sempre, facevo gli workout a casa eccetera eccetera. Quindi questo mi ha, devo dire che non mi ha fatto molto bene mentalmente, tanto che ho sprecato soldi tra nutrizionisti, tra personal trainer, ma non succedeva niente, letteralmente il mio fisico non ne voleva sapere niente. Ho smesso anche la pillola perché pensavo potesse essere quella la causa. Poi vabbè, per carità, smettere la pillola è stata una mano dal cielo, perché mi sono sentita molto meglio mentalmente smettendo la pillola dopo 10 anni. Però ecco, sicuramente sono stati dei momenti che l'ho vissuta molto male. E infatti ogni volta che filmavo dei video e volevo postarli, non li postavo mai, perché mi vedevo, so, il doppio mento, mi vedevo proprio il viso gonfio, mi vedevo tutte queste cose qua che magari gli altri non avrebbero mai notato, perché comunque sì, il mio fisico è cambiato, e se
mi coprivo in qualche modo. Non è che qualcuno lo avrebbe notato, però l'avrebbe notato sul viso sicuramente, perché io quando ingrasso, ingrasso molto sul viso. E niente, quindi questo mi ha, diciamo, fatto venire un sacco di paranoie, perché comunque io quando filmavo i video YouTube una volta con la mia fotocamera non vedevo mai da che angolatura fossi, quindi non vedevo mai come ero messa, cosa che invece con i video per TikTok o Instagram è molto più facile, perché riesci a controllare, no? E niente, quindi questa è stata la prima di tanti altri, di tanti momenti in cui ho deciso no, io non voglio più farmi vedere in questo modo, quindi ho continuato con Instagram e con TikTok, come dicevo, perché potevo controllare l'angolatura e queste cose qua. Vabbè. Come ben sapete, purtroppo l'anno scorso avevano diagnosticato il cancro a lui, quindi io tra due università, tra stress, tra lavoro, la situazione con lui, anche lì ho messo su dell'altro peso, che quello era già normale. Diciamo che a un certo punto io mi sono fermata a 65 kg e sono stata ferma lì. Qualsiasi cosa facessi il mio peso non cambiava. Sono stata anche a controllarmi la tiroide, sono stata a controllarmi qualsiasi cazzo di cosa. I medici non hanno mai trovato niente di che, anzi il mio medico di famiglia mi ha detto: guarda che comunque per la tua altezza questo è il tuo peso ideale, diciamo, è quello che dovresti pesare. Se tu fino adesso hai pesato meno di questo è perché magari il tuo metabolismo era diverso, adesso invece è normale che il tuo corpo cambi, bla bla bla. Non lo volevo accettare, raga, lo volevo accettare e basta. Però diciamo che con il tempo, anche grazie al fatto che ho trovato comunque il mio stile, ho trovato come vestirmi, come cosa, ho iniziato ad accettare un po' di più il mio fisico, fino a quando non arrivava l'estate. Cioè appena arrivava l'estate basta, per me era panico, paura, perché soprattutto anche se io mi vesto, comprendo, mi abbraccia, cose eccetera, comunque l'estate la vivevo molto peggio dell'inverno. E come ho detto, avevo sprecato un sacco di soldi tra nutrizionisti, personal trainer, cose che onestamente adesso, se non avessi sprecato quei soldi, sarebbe stato meglio. Però ecco, era un momento, diciamo, debole. Poi per carità sono andata anche in terapia, quindi molte cose le ho lavorate in quel momento, in quei momenti lì. Però ovvio che poi quando mi arrivano un po' le foto degli anni scorsi o le foto di appena arrivata in Canada eccetera, vedo effettivamente e guardo anche solo il mio viso e dico: oh wow, ok. E sono cose che non posso controllare, per quanto io possa dire adesso sto bene nella mia pelle o queste cose qua, comunque c'è quel momento in cui dico: vorrei tornare lì. E io sono sicura che tra 10 anni guarderò le foto di adesso e farò lo stesso cazzo di pensiero. Quindi ogni tanto dico: cioè, ma perché non ti godi quello che hai adesso, quello che è il tuo fisico che hai adesso e basta, senza pensare al tuo fisico di 10 anni fa? Perché è ovvio, soprattutto le donne, purtroppo il nostro fisico cambierà molto più di rispetto ai maschi. Poi ovviamente sono cose anche ereditarie, dipende molto dai tuoi geni eccetera, quindi sono cose che non puoi controllare. Quindi io a un certo punto ho smesso sia con palestra, ho smesso sia con nutrizionisti, sia cosa, ho detto: you know what, mangerò come cazzo mi pare, come ho fatto finora, fa con la palestra che mi fa anche cagare. E l'anno scorso, col poco tempo libero che avevo, andavo a fare yoga. Ovviamente mi stava piacendo tantissimo yoga, stavo facendo hot yoga oppure pilates, queste cose qua, e mi sono trovata benissimo. E per quanto non è che vedessi miracoli sul mio fisico, comunque i cambiamenti li vedevo, mi trovo proprio bene, cioè a livello mentale mi facevo proprio bene andare a fare comunque un po' di movimento che non fosse quello di andare all'università o in biblioteca a studiare o a fare la spesa. Quindi ho fatto questo. Poi quest'estate ho perso il lavoro e adesso principalmente io sono disoccupata. Quest'estate ho perso il lavoro e essendo disoccupata, che devo solo studiare, ho iniziato a dire: you know what, non posso permettermi di non uscire di casa perché non ho cose da fare. Ok, sono povera, non posso andare in palestra, non posso più andare a yoga eccetera, quindi ho deciso di fare la cosa gratuita migliore al mondo, ovvero quella di andare a camminare. Ho detto: you know what, cioè magari non cambierà niente il mio fisico, però devo andare a camminare, devo fare qualcosa della mia giornata, se no rischio di impazzire, ma proprio anche come per livello mentale.
Infatti è un mese che io vado a camminare tutti i giorni. Ho fermato un attimo nel parco, raga, perché mi fa male il braccio. Detto ciò, volevo dire che non volevo rendere questa cosa comunque da troppo da fissati, nel senso che non è che se un giorno non vado a camminare basta, la mia giornata è rovinata, inizio a farmi paranoiche, ingrasserò di nuovo, robe cose o robe del genere. Non mi sto neanche pesando più di tanto, semplicemente nell'ultimo mese, appunto, avendo camminato praticamente tutti i giorni, i cambiamenti li ho visti, cioè anche solo sul mio viso. Cioè, se io guardo delle foto che ho fatto a luglio rispetto adesso, il mio viso è cambiato tanto, perché io dimagrisco subito sul viso o dimagrisco subito sulle gambe. Quindi molti vestiti che magari una volta, non so, mi stavano stretti, oppure mi stavano magari mi si vedevano di più certi difetti, chiamiamoli così, adesso vedo che mi stanno meglio. Ovviamente non, ripeto, non sono arrivata a 50 kg di nuovo e non aspiro neanche a fare quello, perché semplicemente ho iniziato a camminare sia per me stessa, per uscire di casa e non stare chiusa in casa e non fare niente, perché anche a livello mentale stare in casa tutto il tempo non è che aiuti molto, ma anche per, insomma, per mettermi in forma, perché ogni tanto, cazzo, vado da qualcuno che ha delle scale da fare, faccio le scale tipo c'ho tipo la fanno, cioè, nel senso, è un po' imbarazzante che io a 31 anni non abbia energia in corpo. Quindi ecco perché diciamo ho iniziato a camminare anche per questo, cioè anche per rendere, diciamo, me stessa un po' più forte rispetto a quello che ero una volta. Poi ovvio che se tonifico, se perdo peso eccetera, mi fa felice, però cerco di non far diventare quello la mia fissa. Quindi anche quando sono tornata a fare video su YouTube, diciamo che quando sono tornata a farli col telefono mi sono sentita meglio per il semplice fatto che potevo appunto controllare gli angoli, e mi vedevo, quindi mi vedevo meglio rispetto alla fotocamera. Non, ovvio che probabilmente da una fotocamera a fotocamera cambi molto la percezione, però sì, ecco, è stato quello, diciamo, un po' quello che mi ha fatto smettere. Forse ne avevo anche parlato comunque in un video, qualcuno che mi segue da tanto tempo sicuramente ne avrò parlato, però al tempo proprio era, mi pesava molto, cioè proprio la vedevo, non riuscivo neanche a editare i video per quanto mi per quanto non riuscissi a vedere me stessa nel video. Ed è brutto, è brutto, perché insomma passiamo tempo con noi stessi, dobbiamo, lo so che sono frasi fatte, ma dobbiamo veramente imparare ad amarci, perché se non lo facciamo noi non lo farà nessuno al posto nostro. Quindi certo che ancora ci sono quei pensieri, quelle cose in cui vedo magari amiche di una vita che loro, il loro peso non è mai cambiato, sono sempre bellissime, sono sempre magrissime eccetera, io invece sono passata a fare il yo-yo di turno. È brutto, però allo stesso tempo ho imparato a capire che insomma non posso andare avanti così, cioè non posso rovinarmi la vita perché sto pesando più di quello che pesavo a 20 anni. Quindi insomma, per finire questo discorso, come ho detto, secondo me mi ha aiutato molto anche il trovare il mio stile. E magari da una parte potrei pensare: hai trovato il tuo stile perché hai scoperto come coprirti, o hai trovato il tuo stile e quindi effettivamente ti senti bene qualsiasi cosa metti, nonostante magari non sei a tuo agio col tuo peso. E questa cosa me la faccio sempre, ma poi effettivamente capisco che no, mi piace veramente tanto come mi vesto adesso, mi piace le cose che metto, mi sento a mio agio eccetera, e so che alcune cose non fanno più parte di me stessa, cioè che magari è una conseguenza ovviamente quello, però non mi viene più voglia di vestirmi con cose scollate oppure con spaghetti straps, perché non fanno parte del mio stile. Principalmente ho qualche vestitino così per occasioni più eleganti, ma non è non sono il mio stile, cioè proprio non mi sento a mio agio, non perché lasciano scoperte delle cose che io vorrei nascondere, chiamiamolo così, ma perché proprio non mi sento a mio agio. Cioè mi sento a mio agio quando sono vestita da hobbit o quando sono vestita da princess, queste cose qua. Non sono a mio agio a vestirmi con un tubino nero che mi si vedono le tette. Lo so che ho delle tette bellissime, però ecco. E quindi niente, questo per dire che ovviamente non posso dire di essere guarita, chiamiamolo così, però sicuramente questo ha migliorato molto. E appunto adesso io sono felice che ho la motivazione di dire tutti i giorni vado per la mia camminata, anche se fa brutto fuori, ancora adesso fa bello per carità, però capisco che mi fa bene proprio anche mentalmente, cioè torno a casa dopo la mia ora e mezza di camminata e dico wow, mi sento proprio piena di energia, il che è un bene rispetto al solo svegliarmi, mettermi subito a studiare, diventa un po' una routine. Un po' chiusi in casa non fa sempre bene. Chiudere anche questo video, che spero non sia diventato super lungo, perché io sto camminando veramente tanto in questo momento, mi fa anche male il braccio, però devo smetterla.
E per chiudere questo discorso, spero comunque che come sta la mia mente in questo momento continui così, sia il mio rapporto con il cibo, sia il mio rapporto insomma col mio fisico, perché comunque a un certo punto appunto ho avuto anche un brutto rapporto con il cibo e non che io sia arrivata a livelli di eating disorder o queste cose qua, fortunatamente, ma ci eravamo molto vicini e sicuramente non avrebbe reso la mia vita meglio di quella che è adesso, ecco. Quindi sono contenta che insomma è tornato tutto alla normalità, almeno dal punto di vista del cibo, perché magari dal punto di vista del fisico ogni giorno ci sono dei giorni in cui mi guardo allo specchio solo in mutande e reggiseno, dico pazzesca sono, altri giorni in cui dico io ma credo che quello sia normale, già non lo so, però sicuramente va molto meglio rispetto a come mi vedevo durante gli anni della pandemia. E niente, io chiudo il video qua, anche se ho ancora un bel po' da camminare, perché sì, però fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere, parlatemi anche voi di se avete voglia di parlare di queste tematiche qui sotto, io vi aspetto. E prossima volta prometto che torno con un argomento un po' più felice, però ci tenevo magari a fare questo video, potrebbe essere d'aiuto in qualche modo, per farvi capire insomma che è normale che il nostro fisico cambi con gli anni ed è veramente importante che amare il nostro corpo, perché purtroppo è grazie a lui che riusciamo a fare tutte le cose che facciamo. Quindi cerchiamo di avere un po' più di rispetto per il nostro povero corpo, il mio corpo è un tempio, ecco. E niente, noi ci vediamo la prossima volta e ciao!